In questo brano San Paolo comincia ad entrare nel vivo del contenuto di questa lettera. Abbiamo visto che già l'incipit era molto, come dire, perentorio, atipico, va direttamente al dunque, preamboli manifestando una certa preoccupazione, oltre che quasi, sotto una parola un po' grossa, però non mi viene una più leggera, quasi indignazione per il fatto che i Galati, appunto evangelizzati da lui, avevano ceduto a pressioni di alterazioni del Vangelo. E qui nel secondo capitolo, appunto nell'incipit, San Paolo comincia a spiegare qual era il problema, che fu il grande problema che attanagliò la Chiesa giudaico-cristiana, proprio delle origini, e che poi sfociò nel cosiddetto, impropriamente, perché non è uno dei 21 concili ecumenici, anche se ne ha un po' il prologo, cosiddetto concilio di Gerusalemme, dove gli apostoli, i 12, chiaramente Mattia, apostolo di Giuda, si riunirono con San Paolo per risolvere il grande problema di dire, il grande problema, la grande questione dottrinale, che era questa. Che cosa dobbiamo fare con i pagani che si convertono al cristianesimo? Bisogna circonciderli, quindi devono prima passare attraverso il giudaismo, perché questo era stato di fatto l'ordine eseguito dal Signore, c'era stata la rivelazione dell'Antico Testamento, l'alleanza fatta con Abramo, il passato alla circoncisione, e poi viene Gesù e compie la redenzione, quindi porta a perfezione la religione dell'Antico Testamento. Ma e quindi i pagani li battezziamo senza circonciderli, quindi senza farli vivere da ebreo cristiani, oppure bisogna circonciderli e quindi devono vivere da cristiani, ma mantenendo comunque l'osservanza e i vincoli che gli ebrei e i giudei avevano, in particolare i famosi 613 precetti, a cui chiaramente San Paolo allude in più di qualche circostanza in questa lettera, che ti rendevano la vita abbastanza, diciamo così, complicata, e che erano state norme certamente provenienti dal Signore, non tutte si erano inventate gli uomini, ma adatte al tempo, appunto, dell'antica alleanza, quindi al tempo in cui ancora non era stata compiuta la redenzione, ancora non era scesa tra gli uomini la grazia, ancora il Vangelo, ossia la pienezza della rivelazione. Quindi, e questo a noi oggi ci sembra una questione da nulla, ma ha causato profonde contese a quei tempi. Ecco perché San Paolo qui scrive: esposi noi il Vangelo che io predico alle persone più ragguardevoli. Ora neppure Tito è quello a cui poi scrisse la lettera di San Paolo a Tito, no? Quello che sarebbe diventato il vescovo di Creta e proveniva dalla Grecia, quindi dal paganesimo. Quindi in questo primo viaggio a Gerusalemme si è portato dietro Tito e nessuno lo obbligò a circonciderlo. Ciò nonostante, spiega, c'erano già stati dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare, bellissimi questi termini, no? Cataskopesa in greco. Sapete che noi abbiamo oggi la gastroscopia, no? La colonoscopia, che viene dal verbo appunto scopeo, che significa indagare, cioè che sono l'immagine di quelli che guardano, controllano e dicono: ma questi che fanno? Che stanno a fare? Questo va in giro con un pagano e che non lo fa manco circoncidere. Ma i pagani, secondo la mentalità vetero-testamentaria, sono feccia, sono da buttare via. Dice: si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo allo scopo di renderci schiavi. Qui poi vedremo nel proseguo della lettera ai Galati come San Paolo spiega come l'antica alleanza era di fatto un gioco che riduceva abbastanza in schiavitù. E sotto questo punto di vista pensiamo anche, no?
Penso che tutti sappiamo che proprio la religione islamica, credo proprio il termine Islam, significa essere schiavi, no? Quindi sei secoli dopo Cristo c'è un ritorno indietro, quindi c'è un ritorno esattamente al ritornare schiavi, quindi soggiogati da una montagna di precetti e di prescrizioni interiori ed esteriori, ma che non hanno nulla a che fare con la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Questo è il cuore della lettera ai Galati. Adesso ci mediteremo un po' brevemente, no? Non abbiamo ceduto a questi per riguardo. Attenzione, quindi ad essi non cedemo per riguardo vuol dire questi falsi fratelli non è che erano gli ultimi arrivati, erano persone rinomate, non certamente come Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano le colonne, ma non erano gli ultimi arrivati. E quindi invece San Paolo era l'ultimo arrivato, perché San Paolo aveva avuto questa vocazione un pochino da outsider, quindi causata da un intervento diretto del Signore, quindi non faceva parte dell'entourage, diremmo oggi, come dire, della nomenclatura, mi si perdoni il termine, ufficiale, no? E quindi era un po'. Ma lui, nonostante questo, quando c'è di mezzo la verità del Vangelo, come dice esplicitamente, non guarda in faccia a nessuno e non si sente in soggezione davanti a nessuno, neppure davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. E guardate che nel Concilio di Gerusalemme passò la linea di San Paolo, anche contro quella di San Pietro, che dopo un po', come San Paolo stesso spiegherà, per l'amicizia e per l'influenza che aveva con qualche confratello giudaico cristiano, stava ricominciando un pochino a ripensare la sua posizione, ma forse sarebbe meglio che li facciamo circoncidere. Ecco, questo è il contesto. Ora, a noi queste cose possono sembrare un pochino fuori tempo, no? Dice, ma cosa interessano a noi queste questioni risalenti a una problematica del tutto contingente, del tutto particolare? In parte è vero, in parte no, vero? Perché qui si tratta di comprendere bene la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Oggi non corriamo il rischio di essere schiavizzati dall'obbligo di farci circoncidere, proprio non passa a nessuno, neanche per l'anticamera del cervello, una cosa del genere. Ma da altre cose sì, da tante altre cose purtroppo sì. E in quanto cristiani noi dobbiamo essere assolutamente difensori di quella grande e santa e sana libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Che cos'è questa libertà che abbiamo in Cristo Gesù? Perché San Paolo altrove nelle sue lettere dice, attenzione, noi siamo stati liberati da Cristo. Ma attenzione che la libertà che Cristo ci ha dato non è un pretesto per vivere secondo la carne, cioè la libertà non è faccio quello che mi pare e mi do alla pazza gioia, non è assolutamente questo il senso. Gesù nel Vangelo dice, se rimanete fedeli alla mia parola conoscerete la verità e la verità vi farà. La libertà che Gesù ci dà è libertà sotto due punti di vista. Anzitutto la libertà dal peccato, che è la libertà più grande. E quindi non essere soggetti né sotto scacco né in nessun modo schiavi di Satana, il che non è assolutamente poco. Ma la seconda cosa è anche l'essere liberi, come qui San Paolo spiega, liberi da vincoli, da dipendenze o causate da varie cose, anche da soggezioni dovute a autorevolezze o autorità da parte di chi sembrerebbe essere più di noi, che per carità meritano tutto quanto il rispetto e l'onore, fino al punto in cui però non vanno a toccare la verità del Vangelo, come dice San Paolo, perché se toccano la verità del Vangelo perdono immediatamente ogni tipo di autorevolezza. Allora, libertà dal peccato
È il senso in cui Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sant'Agostino diceva: l'uomo peccatore non può non peccare. L'uomo giustificato, ecco l'uomo libero, può non peccare se vuole, perché ha conosciuto la verità e ha ricevuto la grazia per poter vivere secondo la verità conosciuta. L'uomo beato non potrà più peccare, perché quando si è nella visione beatifica e si è ripieni della vita stessa di Dio, il male è impossibile compierlo. Qui è ancora possibile compiere, ma se vogliamo abbiamo la possibilità di non compierlo mai. La Chiesa insegna, e questo non dimentichiamo mai, che un cristiano giustificato, con l'aiuto della grazia di Dio, se vuole, può non peccare mai mortalmente, perché per peccare mortalmente ci vuole la piena coscienza, il deliberato consenso e, oltre che, la materia grave. E se è vero che siamo deboli, la grazia di Dio ci rende forti. E se è vero che a volte possiamo peccare per ignoranza, la verità del Vangelo ci rende appunto edotti sul bene e sul male, e quindi non ci fa cadere nella trappola di combinare un guaio grosso quanto una casa senza rendercene conto. Più delicato è il tema della libertà dalle creature. Noi siamo liberi. La libertà dalle creature cresce in maniera proporzionale in base a come cresce la formazione della nostra coscienza. Tutte le forme di autorità umane, anche sacre, tutte, noi dobbiamo rispettarle e obbedirle ordinariamente, perché in quanto tali, attenzione ai termini che sto usando, sono delegati dell'Altissimo. Quindi quando esercitano l'autorità, e ogni autorità viene da Dio, si trova nella Sacra Scrittura, di per sé tengono il posto di Dio e quindi ordinariamente vanno onorate e obbedite. C'è un limite però. Il limite è la verità, cioè può succedere che queste autorità contraddicano oggettivamente alla verità del Vangelo e non devono in questo caso mai e per nessun motivo essere obbedite, oppure, pur non contraddicendo oggettivamente ad alcuna verità del Vangelo in forma diretta, tuttavia in quello che ordinano vanno ad urtare le profondità della nostra coscienza. Attenzione, la nostra coscienza non intesa come le nostre voglie soggettive, ma mi mettono in condizioni di dover fare o non fare una cosa che davanti a Dio, come stiamo adesso davanti al Santissimo Sacramento, io non posso e non riesco a fare. Non ce la faccio. C'è qualche cosa dentro di me che mi dice: con tutto il rispetto, io questa cosa non la posso considerare come volontà di Dio, non lo è e non la posso fare. Ecco, questa è la libertà che nessuno ci può togliere, nessuno, ce la possiamo soltanto togliere da soli, se vi abdichiamo. E questa libertà chiaramente si nutre nel Vangelo, esercita nell'osservanza, come dice Gesù, dei due grandi comandamenti. Quando chiedono a Gesù qual è il comandamento più grande della legge, lui risponde: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. San Paolo, l'antesignano di questa libertà, dirà: chi ama Dio e il prossimo ha adempiuto la legge, l'amore non fa mai al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Quando si vive in questo orizzonte non occorrono 157.000 precetti per dire fai questo e non fare quell'altro, perché quando un'anima è plasmata in questo modo, quindi vive nell'amore di Dio e ha un altissimo senso dell'amore del prossimo, e nemmeno i 10 comandamenti, capite in che senso, servono più, perché quello che i 10 comandamenti ordinano già viene fatto, senza bisogno che ci siano troppe indicazioni materiali. Voglia il Signore aiutarci, ecco, attraverso una grande crescita interiore, una grande formazione della nostra coscienza, a giungere a questo altissimo e meraviglioso grado di libertà.
sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.